La TV intorno è fatta di attraversamenti, traiettorie costantemente ridefinite e ridisegnate dalle audience, che gestiscono nuovi flussi televisivi, promossi dai broadcaster tanto quanto dagli utenti stessi. Dal consumo televisivo si entra e si esce, in un andirivieni che rende infinitamente più ricca l'esperienza televisiva, non più confinata entro la cornice tradizionale del medium. Ma cosa intendiamo con Audience Journey Experience? Idealmente possiamo immaginare il consumo di televisione come un viaggio, una roadmap scandita da infiniti potenziali touchpoint con ciascun contenuto televisivo. Un percorso frutto della contaminazione tra la disponibilità dei contenuti on demand e le conversazioni sui social media. I social media accompagnano le audience spesso fin dal primo contatto con il contenuto. Le interazioni in tempo reale che si costruiscono intorno ad un contenuto TV sono infatti capaci di attivare l'interesse di altre audience connesse e indurle ad accendere la TV o a ricercare un determinato programma. Con il multiscreening ormai definitivamente normalizzato, i social media rappresentano uno straordinario potenziale di visibilità e condivisione per il programma quando le audience sono impegnate nella visione. Oggi le pratiche di multiscreening e l'uso dei social media danno vita ad un testo espanso che avvolge le audience in modo certamente più coinvolgente, garantendo un'esperienza di consumo complessivamente più appagante. Twitter, per esempio, favorisce lo svilupparsi di una narrazione parallela al testo televisivo, che si arricchisce live and work in progress nel contributo delle audience più attive e più giovani. Instagram, invece, favorisce una condivisione del momento del consumo che si costruisce per immagini. Infine Facebook, il più diffuso anche per le pratiche di social TV, perché alimenta il senso di condivisione e comunità. Non solo commenti e interazioni per espandere l'esperienza di consumo. La ricerca mostra una generale tendenza alla sperimentazione creativa e alla produzione di UGC, spesso caratterizzati da una soglia minima di elaborazione e da una competenza di base, la cui funzione è, però, quella di contribuire alla circolazione del contenuto televisivo all'interno di piattaforme online. Le audience più appassionate, poi, si cimentano nel riconoscimento e nella ricerca online di brand e prodotti apparsi in TV. Adolescenti, generazione Z e millennials esplorano il proprio interesse per il programma attraverso opportunità di acquisto e consumo di oggetti visti in TV. Ma il viaggio delle audience non finisce qui. Il 30% del campione espande la sua relazione con il programma TV attraverso altri contenuti. Per effetto sia delle strategie di mercato che della attivazione delle audience, oggi ci troviamo di fronte ad un consumo televisivo che si completa con una molteplicità di contenuti complementari, parodie, meme, GIF, che espandono il testo televisivo in microtesti always on, sempre accessibili e appropriabili da parte delle audience. Infine, grazie alla moltiplicazione degli schermi e della modalità di accesso ai contenuti, le audience possono vedere e rivedere lo stesso contenuto più volte, trovare informazioni aggiuntive e scoprire in retroscena della produzione, utilizzare prodotti che espandono o giocano con le linee narrative del programma, consumare contenuti condivisi in rete da altre audience appassionate. Il viaggio delle audience continua oltre il momento della visione e ne prolunga il piacere.